Mercato in uscita in fermento in casa Pescara. Pettinari è super richiesto dal Lecce, quasi fatto l'accordo. Fiorillo ha avuto un'importante proposta dal Qarabag. L'attaccante biancazzurro è in scadenza nel 2019 con il Pescara e il presidente Daniele Sebastiani sul nostro sito internet www.rete8.it ha voluto chiarire la questione. Non abbiamo forza su Pettinari, ha detto il presidente, perché va in scadenza nel 2019 e oggi non ce la sentiamo di fare una proposta forte, ma se dovesse finire a Lecce non sarà una cessione onerosa, inseriremo al massimo un diritto su un'eventuale rivendita futura. Così il primo dirigente biancazzurro, che ha poi fatto anche il punto sul mercato in entrata. Per ora attendiamo, ha detto Sebastiani, è il primo anno che non dobbiamo correre dietro a nessuno e quindi vediamo cosa succederà. Melchiorri ci piace tanto, ci mancherebbe, ma ad oggi ha dei costi che in Serie B è difficilissimo da sostenere. Per quanto riguarda la cessione della società, siamo arrivati quasi a fine giugno e non si può più aspettare. Come detto, il portiere Fiorillo ha ricevuto un'importantissima proposta dal Qarabag. La società ha accettato i 600.000 euro, ora tocca al numero uno biancazzurro decidere e non è una scelta facile.